dal progetto Estate Clean era l'insieme degli eventi su Marina di Grosseto e Principina, e questi eventi hanno coinvolto gli stabilimenti balneari delle nostre frazioni, tutti gli stabilimenti balneari. Noi sappiamo che ora esiste la rete d'impresa raccoglie quasi tutti gli stabilimenti balneari, e noi siamo andati a fare, diciamo, questi insieme di eventi su tutti i bagnetti, e in più abbiamo fatto anche un altro tipo di progetto, quello delle azioni virtuose, cioè l'insieme delle azioni veramente che rispettano veramente in particolare la raccolta. Grazie. La presenza di Spiaggia, questo si sta scaricando il bidone del vetro, la presenza di erogatori di acqua, quindi al fine di limitare l'utilizzo delle bottiglie di plastica, incontra all'interno dello stabilimento per eventi di educazione ambientale e anche altre azioni. L'insieme di queste azioni dava un punteggio, la somma di questi punteggi ha decretato i primi 5 classificati. In realtà ci sono stati dei pari merito e quindi abbiamo i primi 7 stabilimenti che a Marina di Grosseto hanno fatto la differenza. E noi daremo ora a questi stabilimenti un attestato che è come riconoscimento, il semplice attestato non lo facciamo in carta riciclata proprio per evitare lo spreco delle nuove materie prime, è un riconoscimento formale, quindi siete stati bravi e vi diamo questo riconoscimento formale. Ora io ve lo do uno per uno, Albano Moby Dick. La classifica sono i primi 5, non abbiamo fatto il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto, ma siete tutti i primi 5, quindi in questo caso 7 essendoci di pari merito, ad aver realizzato questa, una cifra pari a 5.000 euro. Ma c'è un bagno moderno, allora siccome qui ne abbiamo 7, abbiamo deciso di fare un assegno unico, la bussola, qua, vedetelo, che voi siete, avete il numero, ogni anno ci troviamo sempre tra i due, ragazzi, quindi veramente premi meritati. Il bagno Sirena, il bagno Nettuno, non c'è, quindi lo ritira il presidente della nostra impresa, il bagno Tropical, grazie, e il bagno Bagno. Voi siete stati quelli che avete veramente fatto tutte quelle azioni che fanno bene, non solo all'ambiente ma anche a voi, dato che avete un'attività turistica e è sempre più sentita la presenza all'interno delle attività e degli stabilimenti di una sensibilità ambientale. Alla rete d'impresa per comportamenti virtuosi o defibrillatori oppure complimenti ragazzi, perché questo vuol dire che in realtà loro non se lo metteranno in tasca personalmente ma lo doneranno alla rete d'impresa, che ricordo è costituita da quanti stabilimenti balneari? Sono 54 soci. 54 soci, questo vuol dire che grazie all'azione di voi 7 ne beneficeranno anche gli altri 47, giusto? No, sono 54 su 47, giusto?